Con la consegna dei premi ai partecipanti, ha chiuso ieri sera i battenti la 21esima edizione della Fiera Campionaria Expo Sud 2009, che si è svolta presso il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo. Soddisfatto il patron della manifestazione Antonio Stabile, presidente del consorzio Ente Fiera, per l'ottima riuscita della manifestazione che, nonostante la crisi imperante in tutti i settori dell'industria e dell'artigianato, si è rivelata vetrina importante per gli operatori commerciali che vi hanno partecipato. L'obiettivo ora è quello di migliorare il prodotto fieristico che avrà luogo l'anno prossimo, con la speranza concreta che l'ente provincia, la regione ed altri enti sovracomprensoriali diano il loro contributo per fare in modo che una manifestazione così importante come Expo Sud si ponga sempre più al centro dell'attenzione e che possa fungere come volano di sviluppo per le piccole e medie imprese presenti oltre che sul territorio del Cilento e del Vallo di Diano, anche sull'intero territorio provinciale e regionale. Concrete speranze di supporto sono giunte anche dal parlamentare del centrodestra Rivellini, intervenuto venerdì sera nel corso di un convegno al quale erano stati invitati anche il consigliere regionale Marrazzo, il presidente della Commissione Turismo e Spettacolo della provincia di Salerno, Andrea Annunziata, ed il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Corrado Matera.